Elisabetta, sono un'insegnante, una pedagogista, una consulente di oli essenziali e una naturopata. Oggi vorrei parlarvi di un'attività, una tecnica che possiamo utilizzare quando abbiamo bisogno di lavorare sulle nostre emozioni, magari di scaricare un po' di tensione, di stress, di preoccupazione. Ma possiamo utilizzarla anche per guardarci dentro, per scoprire quello che vogliamo veramente, per magari no, riflettere su degli aspetti di noi che sentiamo che non ci appartengono, perché magari li abbiamo un po' ereditati da altri, e che quindi ci può aiutare a metaforicamente e concretamente riscrivere la nostra storia. Sto parlando della scrittura terapeutica. Oggi vi farò vedere, vi parlerò di un pochino del suo significato e anche di alcuni metodi che possiamo utilizzare autonomamente, semplicemente utilizzando un quaderno e una penna. Poi vi dirò perché il quaderno e la penna piuttosto che magari scrivere utilizzando una tastiera. La scrittura come terapia è una cosa relativamente nuova, ma per quello che, pensando no, indietro alla mia storia, in realtà è qualcosa che io ho sempre saputo. Credo di avere iniziato a scrivere il primo diario, forse alle elementari, con ovviamente cose da bambina, no? Però poi è proseguito per no, tutti gli anni dell'adolescenza in cui avevo bisogno di scrivere per rielaborare tutte le cose nuove che sapete succedono, no? Durante l'adolescenza, quindi cambiamenti fisici, mondi nuovi da esplorare, le amicizie, la scelta della scuola, piccoli, grandi drammi, no? Tutto quello che era rapporti con le amiche, tutto quello che succede appunto in questi anni. E scrivere mi ha proprio sempre aiutato, no? A guardare le cose in un altro modo, a vedere un'altra prospettiva, perché appunto quando le scriviamo sono sulla carta e riusciamo a guardarle con un pochettino di distanza in più. Quindi il primo modo, appunto, pensando no, un po' a quella che è la mia storia, ma anche basandomi sugli studi che sono stati fatti recentemente no, sugli effetti della scrittura terapeutica, è sicuramente scrivere un diario, quello che in inglese si chiama journaling. E è leggermente diverso dal fatto di scrivere un diario, no, in cui si annotano le cose che succedono, magari in ordine cronologico, per tenerne memoria, sicuramente per rifletterci. Però ecco, quando utilizziamo la scrittura per stare bene, no? Quindi proprio come tecnica, quello che noi scriviamo non è necessariamente in ordine cronologico quello che è successo durante la giornata, non stiamo raccontando una storia, ma stiamo riflettendo, facendo un lavoro introspettivo su un determinato argomento. Così è stato verificato da questi studi, dagli psicologi, che scrivere aiuta a appunto no, a buttare fuori, e ci sono sicuramente dei benefici dal punto di vista emotivo, no? Proprio per il fatto che gli si dà una forma fuori da noi, per il fatto che, ecco perché vi dicevo di usare la penna e di scrivere su carta, passando dal cervello alla mano. Diamo una forma e in qualche modo elaboriamo questi pensieri. Non è, no, non è un caso che ci siano tanti artisti, tanti scrittori che hanno utilizzato anche questo, no, nel loro mestiere, tutti gli scritti autobiografici, eccetera. Ma la cosa sorprendente è che scrivere ci aiuta anche dal punto di vista fisico. Si è scoperto che, ogni tanto mi vengono delle parole norvegesi, scusate, si è scoperto che scrivere e appunto no, tenere questo diario, lavorare su delle cose magari un po' irrisolte,
aiuta a supportare il sistema immunitario, aiuta a respirare meglio, aiuta ad abbassare la pressione, aiuta a digerire meglio. No, se ci pensiamo, esistono proprio delle espressioni, no, in cui si dice sto così male che non riesco a respirare, e ci si riferisce a magari no, problemi emotivi, oppure questa cosa proprio non mi va giù, non riesco a digerirla, no? Quindi è chiaro come ci sia proprio un rapporto tra l'emotività e le manifestazioni fisiche. E questo è anche il motivo per cui è tanto importante sicuramente lavorare sul fisico, sull'alimentazione, sul movimento, tutte le cose che sappiamo, però contemporaneamente prenderci cura anche di tutto il mondo che abbiamo dentro di noi. C'è uno psicologo dell'Università della California, si chiama Matthew Lieberman, e lui racconta uno studio che è stato fatto dei volontari e si è visto come scrivere i propri sentimenti, le proprie emozioni sulla carta vada a ridurre l'attività di una parte del cervello che è chiamata l'amigdala, che è responsabile del modo, dell'intensità in cui sentiamo le nostre emozioni. E quindi ecco, no? Capite come ci può aiutare a migliorare le nostre relazioni, migliorare anche le risposte, no? Che possiamo avere a quello che succede durante la nostra giornata, a lavorare appunto sull'ansia, la depressione, tutto questo. Quindi scrivere un diario è sicuramente una delle primissime, più facili cose che possono succedere, perché pensiamo che stiamo scrivendo non come si fa a scuola, io lavoro a scuola, quindi lo so com'è, no? So che molte persone non amano scrivere, perché c'è poi sempre questa preoccupazione di essere valutati, no? Quindi si scrive per dimostrare delle conoscenze, si scrive per un compito in classe, si scrive per fare un tema, per magari no, parlare di un determinato argomento che probabilmente non ci interessa nemmeno. Lasciate da parte tutto questo e scrivete per voi stessi. Quindi non importa quello che scrivo, non importa la grammatica, non importa se il quaderno è in ordine, non importa se ho una bella calligrafia, non importa niente. Quello che importa è che queste cose escano fuori da noi. È stato visto, no, studiando gli studenti, che scrivere in questo modo aiuta a ridurre proprio anche lo stress, magari prima degli esami, eccetera. E è interessante che scrivere il diario aiuti di più gli uomini delle donne. Forse le donne sono magari più verbali, non lo so, dipende moltissimo anche dalla personalità, ma lo studio riporta questo. Il secondo sistema, la seconda tecnica di scrittura di cui così vogliamo parlare oggi è quello che in inglese si chiama il brain dump, quindi proprio scaricare il cervello. Può essere molto utile quando pensiamo troppo, quando magari abbiamo un sacco di idee, no, che vogliamo mettere in atto, un sacco di progetti a cui stiamo lavorando, tante cose che stiamo facendo allo stesso tempo. E il cervello continua incessantemente così a lavorare. Oppure può essere qualche cosa di molto complicato che abbiamo dentro. Pensate come quello stanzino in cui buttiamo tutto perché magari un giorno si utilizzerà e non lo usiamo mai perché c'è confusione, c'è la polvere, ormai non ci ricordiamo nemmeno più che cosa c'è dentro, c'è il buio, eccetera, no? Tutto in disordine. Ecco. Invece possiamo utilizzarlo proprio per buttare giù i pensieri che ci vengono. Quindi sappiamo di non averli dimenticati perché sono scritti lì, però non abbiamo bisogno di continuare a spendere energia per questo. Per cui in ordine assolutamente sparso, senza problemi di nessun genere, perché nessun altro leggerà questo, solamente per noi.
così, no? Magari per tenere traccia di questa cosa o semplicemente per togliercelo dalla mente, buttiamo giù. In quei casi potrebbe anche essere che magari semplicemente lo scriviamo, no? Come appunto sul telefono, può succedere. Però è comunque un modo per buttarlo fuori. A me piace sempre scriverlo, ma se magari non abbiamo, no? Magari ci svegliamo nel mezzo della notte, abbiamo il telefono vicino, non dovremmo, però di solito succede, ecco, possiamo semplicemente scrivere, no? Queste cose che ci sono venute in mente. Il terzo modo, e questo si usa tantissimo anche quando si studia, no? Per fare ordine, e quindi se l'abbiamo imparato a scuola possiamo utilizzarlo anche per fare ordine nei nostri pensieri, nelle nostre emozioni, ed è un diagramma, quello che a scuola si chiama la mappa concettuale, no? Quindi si scrive al centro quello che ci interessa e poi mettiamo intorno, cioè cerchiamo di creare un ordine, di comprendere i diversi aspetti e magari anche i rapporti di causa e effetto tra tutto quello che questo problema comporta per noi. Questa è una cosa che io faccio spesso quando parlo con le persone, perché è proprio anche, no, per capire qual è il loro punto di vista, per capire loro come si sentono rispetto a questo problema, e lo faccio anche, no, a scuola con i ragazzi che magari hanno difficoltà a comprendere una cosa che magari stanno leggendo, no? Quindi leggere una cosa e leggere qualche cosa dentro di noi alla fine ha un po' lo stesso meccanismo, no? Abbiamo bisogno di capire quali sono i diversi elementi che compongono questa cosa e come io posso eventualmente agire su questi determinati elementi. C'è anche, no, un'idea di quello che io posso fare e non posso fare. Questo ci porta a un'altra tecnica, che è quella proprio di chiarire quanto controllo noi abbiamo su una determinata situazione, no? Quindi, per una situazione possiamo fare tre colonne e scrivere quello che possiamo fare, quello su cui possiamo agire, quello su cui assolutamente non abbiamo controllo e che quindi possiamo lasciare andare, possiamo evitare di usare energie per questo, e in mezzo ci possiamo mettere qualche cosa su cui magari noi possiamo avere un'influenza. Ad esempio, siamo in una relazione difficile. Noi abbiamo controllo sui nostri comportamenti, non abbiamo controllo sull'altra persona perché le decisioni che l'altra persona prenderà o quello che l'altra persona decide di fare, è il suo libero arbitrio, però possiamo avere un'influenza, no? Cioè possiamo decidere di rivolgerci in modo gentile a questa persona, possiamo ascoltare i suoi bisogni, no? Quindi possiamo in qualche modo tentare di avere un'influenza sulla sua risposta, rimarrà compito suo, ma noi comunque abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere, lavorando su di noi, facendo quello che ci serve per, no, appunto, prenderci cura anche delle nostre necessità, esprimere il nostro punto di vista, volerci bene nel modo che vogliamo, cercare di fare del nostro meglio per fare funzionare le cose, e a quel punto sappiamo di avere fatto tutto. E può essere molto utile appunto scrivere queste cose, mettere una bella croce su quello che non dipende dal nostro controllo. Ho fatto questo esempio, ma possono essercene tanti altri. Un'altra cosa che possiamo fare, che è una tecnica molto utilizzata nella scrittura terapeutica, è quella di scrivere una lettera. Può essere una lettera a noi stessi, ma può essere anche una lettera a qualcuno con cui non stiamo parlando, con cui forse non avremo mai la possibilità di parlare, che è una lettera che non verrà inviata di solito, ma che rappresenta per noi una chiusura del rapporto, della difficoltà o di qualcosa che non è mai stato detto e di cui, no, non riusciamo a liberarci. Può essere, per esempio, una persona che non c'è più. Questa persona non
io personalmente credo che lo spirito continui a vivere, ma non è fisicamente più presente qui con noi sulla terra, e ci sono delle cose che magari io non sono riuscita a dirgli, magari non sono riuscita a dire che gli volevo bene, magari non sono riuscita a dire che l'avevo perdonata, magari non ho chiesto scusa per qualcosa, no? Posso scrivere una lettera. Oppure può essere qualcuno che ci ha fatto del male, con cui io non sono interessata ad avere rapporti, ma ho un sacco di cose qui dentro che sento il bisogno di dire, no? Posso scrivere. Cosa faccio con queste lettere? Le posso tenere, le posso distruggere, le posso fare a pezzettini, le posso bruciare, le posso eventualmente anche dare, se credo che sia la cosa giusta da fare. Però in ogni caso ho buttato fuori tutti quei pensieri, tutte quelle emozioni non sono più dentro di noi, e sappiamo che quando le emozioni sono dentro di noi, prima o poi in qualche modo vengono fuori. Quindi è bene farle venire fuori in un modo, no? Nel modo giusto, quindi dare a loro lo spazio, ma senza fare in modo che ci controllino. L'ultimo modo che vi suggerisco, l'ultima tecnica, è quella di scrivere una versione alternativa della situazione. Quindi pensando anche alle cose positive, no? Spesso scriviamo dei problemi. Proviamo a scrivere delle cose belle, perché più cose belle scriviamo, più queste crescono, no? Sappiamo che più ci concentriamo su qualcosa, più quella tende a crescere. Quindi pensiamo a una cosa che ci piacerebbe tanto, no? Come sarebbe la nostra vita se? E scriviamolo a mo' di affermazione, no? Come se questo fosse già successo e come questo fosse una cosa presente. E pensiamo che cosa vuol dire questo a livello fisico, a livello emotivo, a livello di come sono organizzate le nostre giornate. Se vogliamo utilizzarlo, per esempio, no, facendo l'esempio di prima con appunto una relazione complicata, pensiamo ad esempio che cosa vorrebbe dire, no? Se noi stessimo bene insieme, quindi se pensiamo a, proviamo a descrivere le cose belle che questa persona ha, i momenti speciali che abbiamo vissuto, come ci sentiamo quando stiamo bene insieme, proprio anche fisicamente, no? Le cose che abbiamo in comune, quello che ci piace fare insieme, oppure se ha una relazione in cui non stiamo più bene, oppure magari proprio questa persona ci sta facendo del male, magari è abusiva nei nostri confronti. Scrivere come noi ci sentiremmo nel momento in cui riuscissimo a dire basta. Che cosa vorrebbe dire per noi chiudere quella porta, esprimere quello che ci sentiamo e dire no, no? Questo ci può aiutare a trovare il coraggio di prendere quella decisione. Quindi, ecco, ci sono infiniti modi in cui possiamo utilizzare la scrittura per fare ordine, per dare spazio alle nostre emozioni, per liberarci di quello che non abbiamo più bisogno di portare con noi. Vi ho dato degli esempi e dei suggerimenti per cose che potete fare da soli. Se vi fa piacere farlo insieme, a me fa molto piacere aiutarvi. Se vi fa piacere anche avere dei suggerimenti per, ad esempio, degli oli essenziali che si possono utilizzare per supportare questo percorso, perché queste goccine vanno ad agire proprio sulla parte del nostro cervello che governa le emozioni. Quindi gli oli e la scrittura funzionano benissimo insieme. Quindi quello che possiamo mettere sul nostro cuore, sulle nostre tempie, sui nostri polsi, quello che possiamo respirare, quello che possiamo avere nel diffusore nel momento in cui ci dedichiamo alla scrittura. Ecco, sono qui per aiutarvi. Sto creando dei percorsi per questo, ma c'è assolutamente lo spazio per dei percorsi individuali e delle consulenze su questo. Vi metto qui sotto il link del mio sito dove potete contattarmi.
ci sentiamo presto. Spero che tutto questo vi sia davvero tanto, tanto utile come lo è stato a me.